Buonasera, benvenuti al quarto appuntamento editoriale di Illustramente. Ringraziamo Ianna Cairoli di essere qui a presentarci L'amore succede. Ianna Cairoli, oltre ad aver scritto tantissimi libri che hanno vinto numerosi premi, è giornalista, autrice di programma radio, sceneggiatrice teatrale, autrice di canzoni, autrice televisiva di cartoni animati e programmi come Pianeta Storie su Rai Yo-Yo. Oggi ci presenti. Siamo sette sorelle, tutte quelle che ha detto Federica. Sì, ma proprio non si è fatta mancare nulla. Scrive veramente per qualsiasi tipo di canale, di format, usando veramente moltissimi linguaggi. È veramente una cosa incredibile. Oggi ci presenta l'albo illustrato L'amore succede, che è illustrato da Beatrice Cerocchi, è pubblicato da Lapis Edizioni e ringraziamo la casa editrice che ha raccolto il nostro invito a essere presente con questo libro, a questa edizione di Illustramente. L'amore succede è uscito a giugno di quest'anno e parla d'amore, di famiglia e di adozione. E quindi mi chiedevo come mai ha deciso di trattare questo argomento. È stata una sfida. L'idea è stata e la richiesta è stata dell'editrice Rosaria Punzi della Lapis, che mi ha chiesto circa un anno fa di scrivere un albo, il testo per un albo illustrato sull'adozione. La richiesta era che si rivolgesse ai bambini più piccoli, dai 3 ai 5 anni. Io non le ho detto subito di sì, le ho detto ci penso. Ci penso perché il tema era molto impegnativo e non ero sicura di trovare la chiave giusta per raccontare, perché l'adozione è un tema complesso. Io ho molti amici che hanno adottato figli, ho diversi cugini che hanno adottato figli, quindi ho dei parenti acquisiti che sono ragazzini adottati. E mi volevo riservare il tempo di chiacchierare con loro, sia genitori che figli, per capire meglio cosa raccontare. Quando ho trovato il filo che poteva permettermi questo racconto, ho detto a Rosaria Punzi che avrei accettato. E il filo è stato non facile da trovare perché in un albo, un genitore che ha un bambino adottato vorrebbe trovare la sua storia, quindi la storia di quello specifico bambino, poter raccontare a quel bambino com'è andata, che lo ha trovato, che lo ha cercato, che lo ha voluto, che lo ha accolto. Ma le situazioni sono estremamente diversificate perché ci sono bambini che vengono da paesi diversissimi. Sono bambini italiani, bambini stranieri, bambini di etnie diverse, di età diverse. Quindi raccontare una storia specifica che andasse bene a tutti era estremamente complicato. Io ho scelto di raccontare il sentimento che guidava questa scelta di adozione e l'aspettativa che c'era da parte di un genitore, ma anche da parte di un bambino, perché io credo che anche i bambini, mentre sono in una situazione, a meno che non siano proprio neonati o piccolissimi, mentre sono in una situazione di attesa dell'adozione, dentro di sé abbiano dei sogni e delle aspettative. E io quindi ho deciso di raccontare questa parte che riguarda l'adozione, i sogni e le aspettative di un bambino, e i sogni e le aspettative di un adulto. Quindi scavalcare quella che era la parte reale per entrare nella parte dei sentimenti. Sì, infatti i sentimenti sono un tema che lei tratta frequentemente. Un libro famosissimo è L'alfabeto dei sentimenti. Mi chiedevo appunto se questa è una scelta ben precisa, cioè se lei ritiene che parlare di sentimenti ai bambini sia una cosa fondamentale, se serve più di altre, e le difficoltà che incontra a parlare di sentimenti per l'infanzia, all'infanzia.
Io credo che se un libro non parla di sentimenti e non entra in sintonia con i sentimenti dei bambini, è un libro che serve a poco. Può essere un libro che insegna a riconoscere gli alberi, le foglie, gli animali, ma se scrivi un romanzo, una storia, questa per forza ha a che fare con i sentimenti. Non puoi raccontare un'avventura, per esempio, senza entrare in sintonia col personaggio che la guida, che la percorre e quindi la sua aspettativa, i tentativi, magari la paura che prova quando non riesce ad affrontare una difficoltà. E credo che aiutare i bambini a decodificare i propri sentimenti attraverso le storie sia una cosa importante per uno scrittore, o perlomeno lo è per me. Ecco, quando io scrivo un libro, un romanzo, per esempio, sono lì con chi lo leggerà. È come se seguissi il percorso con una telecamera dietro di me. Se scrivo una cosa che mi emoziona, mi viene un groppo alla gola. Se scrivo una cosa che mi diverte, rido da sola. Insomma, entro nella storia in modo profondo, come poi spero che entrino i bambini quando leggeranno il mio libro. E per me i sentimenti sono la strada maestra della comunicazione. Quindi lei per prima entra proprio in empatia col suo testo. Effettivamente questo si vede. Noi qua facciamo promozione della lettura, abbiamo letto tante volte l'alfabeto dei sentimenti ai bambini entrano, empatizzano con il testo in una maniera incredibile, come con altri suoi libri. Quindi è una cosa che è abbastanza evidente questa. Ecco, per farlo non bisogna avere paura. Non bisogna aver paura di parlare anche di argomenti profondi, anche argomenti che possono essere difficili da raccontare. Per esempio, io non ho paura di raccontare la morte, per esempio, no? Ecco, perché fa parte della vita. Ma se guardiamo, per esempio, tante favole cominciano. Le favole classiche cominciano con un avvenimento di morte. Cenerentola è orfana di madre, Biancaneve è morto il padre. Ci sono tante fiabe che danno questo incipit come dato di fatto. Quindi i bambini è un argomento che già a partire dal racconto delle fiabe conoscono, non lo conoscono, non c'è bisogno di raccontare come è morta una persona. È importante invece raccontare il senso di solitudine, di affetto, di amore, di ricordo, il legame che c'è con le persone. Ecco, questi sono i sentimenti che muove questo grande avvenimento che è la morte di una persona, per esempio. Quindi io credo che non ci siano argomenti tabù che possono essere raccontati e trattati nei libri per ragazzi. Tutto sta a trovare la metafora giusta e le parole giuste per raccontare. E infatti è quello che ha fatto con L'amore succede, che era un tema particolarmente delicato. Ci sono nel libro dei riferimenti a quelle che può essere una casa famiglia, quindi anche questa è una cosa che emerge. Ed è molto bello perché non avere, diciamo, paura di trattare tutti gli argomenti con i bambini è una cosa fondamentale, anche perché molto spesso sia i genitori che i bambini usano i libri per parlare di un qualche argomento in particolare. Faccio l'esempio classico, ad esempio questo è successo anche a me, il libro perché avevo la paura del buio.
Quindi in un certo senso è anche funzionale volendoci pensare. Basta che poi non diventa un po' una mania del libro come medicina, del libro che viene imposto. No, però io credo che ogni bambino cerchi sia la fiaba che il libro che corrisponde al problema che deve attraversare. I bambini spesso chiedono sempre la stessa storia, no? Mi racconti quella storia lì. Ecco, come mai? Io credo perché dentro quella storia trovano un passaggio che il protagonista della favola, della fiaba, del racconto compie e che permette loro di attraversare quel passaggio, quel pericolo, senza sentirsi in pericolo. Perché comunque non sono loro in prima persona, sono il loro alter ego, che è il protagonista della storia, che affronta quella difficoltà, che affronta il buio, per esempio, e ne esce vincitore. Quindi questo attraversare il buio, uno non è che lo fa una volta sola, deve attraversarlo 100 volte prima di aver sconfitto la paura. E un libro, un racconto serve a quello, serve a essere traghettati al sicuro oltre la paura. Certo, infatti. Un'altra cosa che volevo chiederle, lei scrive veramente per fasce d'età diverse, dai bimbi molto piccoli, ai preadolescenti, con testi, che parlano anche di argomenti non facilissimi. E mi chiedevo come Come si fa? cambia il linguaggio, e sì, certo, come si fa? Perché già è difficile trovare la chiave per parlare con una fascia d'età e avere, diciamo, questo range così vasto. Ma io ho avuto la fortuna di lavorare per parecchi anni in un asilo nido, una scuola per l'infanzia. Quindi ho frequentato da vicino i bambini da 0 a 6 anni. E uno pensa magari che a un bambino si debba parlare caro con la vocina, con i diminutivi. Ecco, non è così. I bambini piccoli sono delle persone piccoline. Ecco. Però bisogna tener conto ovviamente il loro, diciamo, campo di riferimento di conoscenze. Il fatto di usare anche parole che loro non conoscono, se le si contestualizzano nel racconto e vengono inserite nella comprensione della situazione del racconto, va bene, perché allargano la conoscenza del lessico che i bambini hanno. Quindi per i bambini piccoli, diciamo che io ho avuto un'esperienza sul campo che mi ha aiutato a parlare con loro senza filtri. In modo naturale, direi, perché abbiamo vissuto tante ore insieme, abbiamo avuto tanti abbracci, tanti baci, tante scoperte, che mi hanno permesso di trovare la chiave per parlare loro senza difficoltà. Per i No, ragazzi, dimmi. dico, e poi questa è riuscita a riportarlo nella scrittura. Sì. Io credo che la scrittura debba corrispondere anche a un modo semplice di parlare. Semplice non vuol dire povero, eh? Vuol dire comprensibile. Io posso raccontare una situazione complessissima, però con un linguaggio che permetta ai bambini di entrare dentro la storia o dentro la descrizione di un ambiente. Ecco. Il linguaggio è importante, deve essere un linguaggio fluido, non letterario, un linguaggio magari più vicino al parlato. Ecco. E, per esempio, alla poesia io trovo che sia una chiave importante anche per parlare con i bimbi piccoli. E mi piace molto, per esempio,
parlare con loro scherzando, ridendo. Anche l'ironia è importante con i bambini, no, l'umorismo più che l'ironia, perché i bambini non sono ironici, sono molto seri in genere, però per loro divertirsi con una storia è fondamentale. E lo vedo anche scrivendo per la televisione questo. Io per anni ho scritto la televisione, ho scritto un altro programma per i piccolissimi che si chiama Bumbi. Insomma, ne ho fatto l'ultimo che ho scritto è stato sui Silent Book, quindi che sta andando ancora in onda su Rai Yoyo. E lì è chiaro che il linguaggio è un linguaggio diretto, parlato. La televisione ti chiede questo, però una parte di questo parlare diretto può essere anche trasmesso nella scrittura. Che non vuol dire faciloneria di linguaggio, ma vuol dire pulizia di linguaggio, semplicità, un parlare diretto, questo. Per quanto riguarda invece un parlare e scrivere per ragazzi più grandi, lì sono le storie che lo chiedono. Una storia, diciamo, è la storia che ti dice io posso comunicare con quella fascia di età. Ecco, questo. Come pure, no, dimmi tu. No, infatti pensavo che noi che facciamo promozione della lettura spesso abbiamo questo dilemma della classificazione dei libri per età. Cioè mi chiedevo se queste categorizzazioni sono poi così nette alla fine, perché in realtà. Ci sono dei libri per bambini che parlano anche agli adulti, che parlano da, ecco, questo intanto alziamo la fascia di età. Poi i bambini non sono tutti uguali, ci sono dei fortissimi lettori ai quali puoi leggere un volume così di Harry Potter a 8 anni. Ci sono bambini che hanno magari meno confidenza con la lettura. Che si fanno affascinare dalla storia, per esempio, no? Io ricordo che il primo libro che ho preso in mano e che ho sfogliato e che ho cercato di decifrare quando avevo 6 anni è stato un libro assolutamente non da bambini, I Miserabili, perché le vacanze le trascorrevo a casa di mia nonna che aveva un solo libro in casa, I Miserabili. E quindi io sfogliavo questo enorme volume, guardavo le illustrazioni e capivo che quella illustrazione in particolare era raccontata a pagina 105. Ecco, allora cercavo pagina 105 e leggevo, per esempio, che Jean Valjean va a salvare Cosetta dai Thénardier, e quindi allora e quello era un pezzetto di storia appassionante perché questa bambina che veniva portata via da chi la sfruttava, da chi la angherriava, caspita, era una storia fantastica, però diciamo I Miserabili interi io l'ho letto che avevo 16 anni, però a 6 anni già dei brandelli di storia che mi affascinavano attraverso le illustrazioni le leggevo. Il fatto, per esempio, che alla mia età, io diciamo un'età in cui i videogiochi non esistevano ancora quando ero piccola, però esistevano i fumetti e i genitori dicevano: ah, sempre leggere fumetti, basta leggere fumetti, come se i fumetti fossero il demonio. In realtà i fumetti erano uno straordinario sistema per entrare nelle storie e nella scrittura. Perché la scrittura era accompagnata dall'immagine. E quindi il fumetto è stato un tramite per tanti per imparare a leggere un buon italiano. Certo, tra l'altro c'è anche il discorso diretto, botta e risposta, quindi rende tutto più vicino a una conversazione normale, Certo. sembra molto molto vicino. A proposito dei programmi TV, dell'illustrazione,
lei che ha scritto per tanti canali diversi, appunto, lei scrive, poi vede il programma televisivo, la sceneggiatura teatrale che poi vede messa in scena. Che cosa significa? Magari anche nel caso dell'amore succede. Cosa significa quando poi un'autrice vede la propria storia illustrata? Che sensazioni ha avuto con l'amore succede in particolare? Con l'amore succede è andata bene, altre volte magari è successo che sono andata, diciamo, una scelta meno soddisfacente rispetto al mio immaginario, non perché un libro fosse illustrato meno bene, ma io mentre scrivevo chiaramente mi immaginavo un personaggio, pensavo che avesse certe caratteristiche fisiche, pensavo che l'ambientazione fosse fatta in un certo modo. Quindi quando un illustratore sceglie uno stile che è diverso dal tuo immaginario, dice: caspita, ma come? No, io lo volevo diverso. Ecco. Però come scrittore intanto ti devi fidare dell'editore, perché gli scrittori in genere non conoscono l'illustratore. Questa è una scelta che viene fatta dall'editore, questo accoppiamento, questo matrimonio combinato, diciamo, no? È l'editore che in base alle valutazioni editoriali, alla fascia di età, al tipo di collana all'interno della quale vuole collocare quell'albo illustrato. Mandato Ah, un sì. mandato. Ecco, sceglie l'illustratore che gli sembra più giusto per portare il messaggio della scrittura e del racconto verso quella fascia di età che intende, diciamo, alla quale intende rivolgersi. Ecco. E, sì, quindi i matrimoni sono combinati dagli editori. A volte si è felici, a volte sono matrimoni in cui ci si sopporta. Qualche rara volta è successo che uno dice: ok, è andata così, scriverò un altro libro. Però anche è anche vero che le illustrazioni possono raccontare una storia Parallela, parallela. certo. Per esempio, io ho scritto un albo illustrato che si chiama L'estate delle cicale, illustrato da Sonia Possentini. E lì c'è stato un episodio buffo, nel senso che lei, dunque, la storia riguarda due ragazzini che hanno costruito una casa di legno sull'albero, no? Allora, nel mio immaginario c'era il fatto che in copertina ci volesse la casa sull'albero, perché era emblematica del racconto, cioè conduceva direttamente al racconto. Sonia invece mandò una illustrazione che non c'entrava con questo. Mandò un bellissimo ramo di ciliegie e io le telefonai, ci conoscevamo, le dissi: ma Sonia, ma come? Ci vuole la casa sull'albero in copertina, devi fare una casa sull'albero. Lei era talmente in un'altra ottica rispetto a questo modo di raccontare. Lei diceva: no, perché io non voglio fare cane cano, cane cane, gatto gatto, voglio dare un'atmosfera che sia diversa, no? Che però riconduca emotivamente all'estate, insomma. Poi mi ha raccontato le sue motivazioni e io le dissi: ma fai una prova però in questa casa sull'albero. E lei in pratica mi imbrogliò, nel senso che mi mandò una casa sull'albero che sembrava fatta da un geometra. Cioè, un orribile casa sull'albero. Al che le dissi: ok, ho capito, non la vuoi fare, non vuoi che questa sia la scelta. Andiamo avanti per la tua strada. Ecco. Certo. Un libro che poi tra l'altro ha avuto molto successo, ormai il libro, e anche la copertina del libro è abbastanza, rimane abbastanza impressa Ma probabilmente aveva ragione lei, quindi uno deve anche accettare.
il modo di vedere le cose dell'illustratore. Ecco. Sì, che poi dicevamo ieri con Maddalena Schiavo e Silvia Pertile, che la bellezza dell'albo è anche il fatto che ci sono due punti di vista. Certo. Sì, alcune volte l'illustrazione accompagna, è molto vicina al testo, altre volte possono essere due punti di vista diversi. E quindi in realtà per il bambino probabilmente è uno strumento in più. È un qualche cosa in più. Un'altra cosa che le volevo chiedere è, ad esempio, riguardo la ritmica, la metrica, il suono, forma e contenuto devono essere legate insieme sotto questo per essere efficaci, per prendere il bambino. Dicevamo pure questo ieri, sempre con le stesse autrici che citavo prima, che è importante il suono, la metrica, il ritmo. Per arrivare ai bambini. Volevo sapere lei che cosa ne pensava. Sì, questo vale soprattutto per la poesia perché comunque è chiaro che la metrica nella poesia è fondamentale per, diciamo, nel racconto poetico, no? Però delle volte bisogna stare molto attenti perché chi scrive si può innamorare della bella parola, del bel suono, il suono deve essere bello, il suono deve essere armonioso, ci deve essere il giusto equilibrio fra il senso e il suono. Ecco, questo è quello che bisogna raggiungere nella poesia. Mai farne solamente una cosa formale e mai farne una cosa solamente, diciamo così, al servizio del senso. Il senso deve essere sempre veicolato dalla bellezza. Questo è importante. Io credo che non so come dire, io ho lavorato molto con la musica perché ho scritto un sacco di canzoni per bambini e questo probabilmente nella scrittura di filastrocche, piccole poesie, questo mi ha sicuramente aiutato perché quando io scrivo una poesia è come se me la cantassi dentro, quindi mi deve risuonare. Però credo che il giusto equilibrio debba essere sempre fra le due cose, senso e suono. Non Sì, saprei come raccontarla diversamente. noi sì, perché ha la stessa importanza del contenuto, il suono, però ovviamente sì, certo, devono stare insieme, senso e suono, per avere l'effetto per arrivare. Un'altra cosa, volevo sapere più o meno quanto dura la lavorazione di un libro. Dunque, a me piace scrivere romanzi anche a sfondo storico, no? Sì. Ne ho scritti parecchi, per esempio uno su Leonardo da Vinci, un altro che è ambientato nella preistoria, ho scritto una riduzione della Chanson de Roland, ho scritto uno ambientato durante la rivoluzione russa. Ecco, allora, quanto dura la scrittura di un libro? Per esempio, per scrivere Leonardo, io ho cominciato, Leonardo, si infilò i pant, no, ma le mutande le portava Leonardo oppure no? O portava, boh, allora mi servito un libro che mi raccontasse bene come erano vestiti nel 1468 quando ho ambientato questa storia. E ho scoperto che avevano le calzamaglie, insomma tutto quanto, quello che poi ho descritto. No? Aprì la finestra,
Ma i vetri c'erano o non c'erano? E allora prendi un altro libro e studia come erano fatte le case. Ma nell'epoca come si faceva? Com'era questo gioco del calcio per strada? Allora prendi un altro libro e leggiti tutto sul teatro. Quindi c'è questa parte di documentazione che è lunga, che è importantissima, che è appassionante. Io quando ero piccola in storia ero una grande asina, perché la storia mi sembrava fatta solamente di date, di guerre, di cui non mi importava niente. Mi piacevano gli aneddoti, che erano quelli che raccontavano storie. Allora, anche nelle pieghe dei libri più aridi, uno trova gli spunti giusti per dare sapore, colore e verosimiglianza a quello che scrive, riferito all'epoca. Ovviamente non è che deve fare la papiressa su come erano fatte le imposte al tempo di Leonardo da Vinci, no? Però sapere che Leonardo era vestito così è importante. Sapere che Leonardo, per esempio, era bello, era biondo, con gli occhi azzurri, aveva, probabilmente fu, lui che ispirò la figura del David a quello che era il suo maestro dell'epoca, ti fa entrare nel personaggio. Quindi la parte di studio è la più lunga. Ci si mettono anche dei mesi per studiare tutte le cose che servono per scrivere un libro rivolto ai ragazzini di terza elementare, quarta elementare. Poi la scrittura di un libro, magari può venire anche in breve tempo. Breve tempo intendo magari in un mese uno scrive un libro, no? Io in genere lo lascio decantare dopo. Lo lascio lì, cerco di dimenticarmelo un po', poi lo riprendo e lo leggo a voce alta per vedere se il famoso suono che dici tu c'è o non c'è, se c'è il ritmo o se c'è il suono. E molto spesso lo leggo alla signora che viene a aiutarmi in casa mentre stira vicino. Io le dico: le posso leggere un libro? Ecco, e lei ascolta, io leggo, ogni tanto vedo che si ferma il ferro da stiro e dico: c'è qualcosa che non va? A volte è un'emozione, a volte è un'incomprensione, a volte è un approfondimento. Ecco, la lettura, per esempio, a voce alta di un libro è importantissima perché ti dà il senso del ritmo delle cose che hai scritto. Fortunatissima questa signora, le supera anche prima, è in prima linea. Sì, in particolare per L'amore succede, quanto tempo ci è voluto? Guarda, per pensarlo ci ho messo più di 6 mesi, perché dentro di me sentivo sempre degli ostacoli. Non era una strada semplice quella che avevo l'idea, ma non riuscivo a capire come la potevo tradurre. Poi ho fatto una prima stesura e l'ho mandata da leggere alle persone che vicine a me, che sapevo che avevano adottato figli, e ai ragazzi che erano già in grado di leggere questa storia, adottati, per avere il loro parere. Poi ho diciamo, consultato anche alcune associazioni che si occupano di adozione, per essere sicura di non aver scritto cavolate, perché questo è un argomento delicatissimo, quindi bisogna anche stare attenti e bisogna aver rispetto, no? E ho ricevuto dalle associazioni alcuni consigli molto utili. E invece il feedback emotivo da parte delle persone, sia ragazzi che genitori, è stata l'emozione. E questo mi ha fatto capire che ero diciamo, sulla strada giusta. Per noi questo è importante, vedere il retroscena dei libri e capire quanto lavoro c'è dietro, perché l'illustramento ormai da anni si pone l'obiettivo di valorizzare la letteratura per l'infanzia e l'illustrazione, e quindi far capire quanto studio c'è.
quanto tempo ci vuole per ottenere un albo di qualità, per noi è importante, per questo chiediamo sempre quanto tempo ci è voluto, come si reagisce alle illustrazioni, perché ancora c'è qualcuno che può pensare Che che viene si così. paghi. Sì, che sia facile o che comunque per il semplice fatto che sia per l'infanzia non è più difficile scrivere, ma addirittura sia più facile. I bambini sono piccoli, più è difficile scrivere. Questo è Assolutamente. proprio per me è vero così. Ma il fatto che tu sappia, appunto, per esempio, io ho scritto diversi libri, diversi albi illustrati, legati anche a problemi, per esempio il Cammino dei Diritti. Ecco, il Cammino dei Diritti è stato un albo molto complicato da scrivere, perché comunque scrivere una storia breve, una poesia breve su ognuno dei diritti enunciati, non è che l'idea ti viene così, non è una storia sulla quale tu vai di seguito, devi ogni volta immergerti in quella situazione, capire qual è il nocciolo. Di cosa vuoi raccontare, e questo in 10 righe, quindi è difficile questo. Oppure un altro albo che affrontava un argomento complicato era Sei bellissima, che era sul tema dei disturbi alimentari. Allora, anche questo ha avuto un percorso di consultazione con delle associazioni e un ospedale che si occupava in particolare, che è l'ospedale di Mantova, che si occupava in particolare di disturbi alimentari con ragazzini, adolescenti. E quello che loro mi hanno detto è che purtroppo questo è un tipo di problematica che, sulla quale si abbassa sempre di più l'età in cui inizia questo problema. Quindi io mi sono posta il problema di scrivere un albo intanto che fosse per tutti. E in fondo parlasse dell'accettazione di sé, non tanto quante bistecche ti mangi, ecco, tanto per essere chiari, però che potesse essere uno strumento anche per avvicinare un dialogo, soprattutto fra insegnanti e ragazzi, perché è più facile parlarne magari a scuola di questi argomenti qui piuttosto che in famiglia, no? E che però avesse un linguaggio che fosse, che approcciasse anche bambini molto, abbastanza piccoli. Quindi possiamo dire dai 6 anni, 7 anni in poi, quello è un libro che può essere letto e usato. E questo fino ai 90, famosi 90 e passa anni, 101. Ci sta Sì, finendo il tempo? no, si è inserita Rosanna, Ah, bene. direttore creativo di Illustramente. Vediamo se riusciamo a sentirla e a vederla. Ok, Qualche secondo si sta connettendo all'audio. ah, eccola. Anche al Ciao video. Rosanna. Ciao Rosanna. L'audio non lo sentiamo, ma intanto ne vediamo un pezzetto. Sì. Ops, mi sa che. Ovviamente è dal telefono, quindi Sì, ma comunque non se riesci riusciamo a. Forse ascolta. l'audio è disattivo. Magari continuiamo a parlare noi, poi appena tu Sì, capisci poi la casomai. linea. Rosanna, facci un segnale intanto, ci senti? Se ci senti, fai di sì con la testa. Non No, ci sente. no. Vabbè, Andiamo tanto andiamo avanti noi. avanti. Dimmi tu quando Dunque, dobbiamo chiudere. come? Dimmi tu quando dobbiamo Sì, salutare. io do un'occhiata ogni tanto all'orologio, quindi Beh, abbiamo io mi ancora tempo. permetto di sottolineare che Ian, sei tu che dovresti dirci quando chiudere, perché noi ti sentiremmo per ore. Sì, infatti. Non vogliamo ammorbare le persone. Oh, ci mancherebbe, però è un piacere ascoltarvi, No, veramente. io guardavo, diciamo, il tempo perché non ti volevo imprigionare, ecco. Quindi, però quando tu dico, poi noi infatti ti sentiremmo a oltranza. Per noi è stato importantissimo sentirti parlare perché ci sono delle cose di cui parliamo sempre.
noi che facciamo promozione per la lettura, e sentirle dalla viva voce di un'autrice importante per noi è importante, uno, perché così sappiamo che siamo sulla strada giusta. Quando capiamo che è importante il suono, allora io penso, allora quando leggo al bambino faccio bene a stare attenta a come parlo, al ritmo, come il fatto di non vezzeggiare troppo, diciamo non snaturare la voce. E come è importante anche il fatto del riferimento dell'età. Cioè, se in fondo vedo che un libro può piacere a quel bambino, poco mi importa se l'età poi alla fine quel libro non è per la sua età. Quindi per noi sono tutti dubbi che ci vengono un po' levati e cose che vogliamo che la gente sappia, non ci stanchiamo mai di dirle. Per chi conosce i libri e per chi ha la fortuna di parlare spesso con gli autori, sono cose che in un certo senso ci diciamo. Però spesso i genitori in realtà queste cose non le sanno, non le considerano, certe volte nemmeno le maestre. Quindi per noi è importante, come spesso anche il fatto che siano i libri, no? Così ci siano questi lavori dietro, a noi piace molto raccontarlo. Quindi ci serve come promotori della lettura parlare con gli autori, noi siamo contentissimi che sei stata qui con noi, Tra io in l'altro, scusami particolare. Federica, noi siamo sostenitori, portiamo avanti la battaglia al diminuitivo, detestiamo il diminuitivo utilizzato in maniera impropria, ecco. Questa è una cosa che mi ha fatto sorridere quando ne hai parlato prima tu, perché veramente talvolta se ne fa un abuso assoluto. Sì, Rosanna dice purtroppo non sento. Sì, purtroppo non riesce a Ma connettersi all'audio. noi la salutiamo con grande affetto e ci sentirà da Facebook quando manderete la registrazione. Sì. Sì. Infatti Ecco, infatti. ti saluta. La ringrazio moltissimo. Allora, io per non appunto tenerti, non farti fare le tue cose, ti faccio l'ultima domanda. Ti volevo chiedere qual è la... ho dato del tu all'improvviso, così. Vai, vai, tranquilla. Qual è la tua fiaba preferita? Dunque, a me piace molto I Musicanti di Brema, perché è questa banda di sfrantumati che va all'avventura in questa mitica Brema che poi non raggiungerà mai, e unendo le forze riesce a sgominare una banda di briganti. Quindi intanto la trovo, ha degli spunti comici molto, molto belli questa storia. E quindi a me piace molto anche ridere, diciamo, mi piace che nei racconti si pianga e si rida, insomma, ci sia una forte escursione termica di sentimenti. Ma poi risponde anche in pieno al mio spirito libertario di combattere l'ingiustizia, quindi questa la trovo una storia che mi appaga, ecco. Sì, perché erano tutti degli emarginati, si Sì, sono messi tutti esatto. insieme, ma poi con una facilità, vieni con me, andiamo. Sì, è una storia Poi simpaticissima. su questa sono state fatte anche delle registrazioni musicali, teatrali, bellissime, quindi insomma, è una storia che mi piace molto, che secondo me potrebbe essere recuperata anche e letta e fatta ascoltare ai bambini. Sì, noi la leggiamo spesso. Ai bambini piace molto anche perché si possono fare i rumori, i versi degli Infatti. animali, quindi con i bimbi piccolini è molto carino. Va bene, io volevo semplicemente dire che questa domanda era dovuta al fatto che illustramente quest'anno parla di fiaba, di diritto alla fiaba. Purtroppo non è detto che tutti i Ah, bambini... guarda, ti
Ti posso dire questo, io come il primo libro che ho pubblicato è stata una riduzione musicale della Bella Addormentata, un musical che poi è stato pubblicato, adesso non si trova più, e lo pubblicai con una casa editrice assieme a Lucio Dalla, che essendo della mia città ci conoscevamo e abbiamo, diciamo, io ho fatto, diciamo, scritto le canzoni, un'amica le ha, però la pubblicazione l'abbiamo fatta assieme a lui. E quindi è stata divertente, insomma. E Certo, sarà stata un'esperienza bellissima. poi il Sì. discorso delle fiabe, io vorrei spendere una parola rispetto a una cosa che molti, in questo periodo c'è un dibattito in corso sul fatto del lieto fine, ok? C'è chi dice, ah, non è neanche giusto che nelle storie ci sia sempre il lieto fine, finto, delle volte non va a finire bene, eccetera. Io non scriverò mai una storia per ragazzi in cui non c'è lieto fine, perché non voglio togliere ai ragazzi la speranza. Potranno esserci tutte le difficoltà del mondo, però il mio protagonista alla fine ce la deve fare. Io questa possibilità di riscatto, di vittoria, di superamento delle difficoltà, non lo toglierò mai. Passerete sul mio cadavere. Noi ti ringraziamo per aver fatto da noi questa dichiarazione di intenti. Siamo Tra l'altro non molto abbiamo nessuna intenzione di passare sul tuo cadavere, quindi ci sta contenti. benissimo anche il lieto fine, che lo trovo una cosa deliziosa, veramente. Sì. La letteratura è evasione e speranza, quindi assolutamente. Va bene. Allora io ti ringrazio tantissimo per la tua generosità. Abbiamo parlato di tutto e ti avremmo ascoltato ancora per ore e ore, quindi ti Grazie ringrazio veramente. dell'accoglienza e spero di conoscervi di persona. Sì, Anche noi lo speriamo. speriamo. Ascolta, io nel salutarti e nel ringraziarti anche e soprattutto a nome di Rosanna Maranto, direttore creativo di Illustramente, ti ringrazio come ha fatto Federica, è stato veramente un piacere ascoltarvi e speriamo di conoscerci presto. Ciao. Ciao e Buona grazie. continuazione, ancora grazie.